Un parassita è un organismo che vive per la maggior parte della sua vita a spese di un altro essere vivente. Lo danneggia, ma non cambia mai ospite e cerca di tenerlo in vita il più a lungo possibile. I parassiti si distinguono in ectoparassiti, come la varroa destructor che parassitizza le api, e endoparassiti, come la Tenia solium, che vive all'interno dell'apparato digerente di molti animali. I predatori uccidono svariate prede nel corso del loro ciclo vitale. Un esempio ci è dato dalla mantide religiosa che abbiamo visto in altre pillole, oppure le larve di sirfide. I parassitoidi sono larve di specie diverse, che vivono per la maggior parte del loro ciclo vitale all'interno del corpo di un ospite che viene immancabilmente ucciso, come invece fa un predatore. Un esempio ci è dato dagli imenotteri che parassitizzano gli afidi. I parassitoidi hanno sviluppato metodi molto sofisticati per ingannare o disattivare il sistema immunitario dell'ospite, che appartiene sempre alla stessa specie. La larva, una volta completato il suo sviluppo e ucciso l'ospite, si impupa e successivamente si sviluppa un adulto che invece è a vita libera. Quindi la larva è un parassita ad anatomia semplificata, incapace di sopravvivere al di fuori del corpo dell'ospite, mentre l'adulto possiede le ali, quindi è in grado di volare e si nutre di tutt'altro. Sono parassitoidi alcuni imenotteri, alcuniditteri e un piccolo gruppo di coleotteri. I parassitoidi hanno metodi di predazione veramente crudeli, eppure esistono da milioni di anni di evoluzione. Lo stesso Charles Darwin, dopo aver visto il comportamento degli imenotteri icneumonidi, scrisse in una sua lettera queste testuali parole: "Non riesco a persuadermi che un Dio benefico e onnipotente abbia volutamente creato gli icneumonidi con l'espressa intenzione che essi si nutrano entro il corpo vivente dei bruchi." Ci sono dei predatori e dei parassitoidi che vengono usati al posto di un fitofarmaco per controllare la popolazione di un insetto fitofago. Questo controllo viene chiamato lotta biologica. Qualche volta però alcuni parassitoidi possono parassitizzare, ad esempio, la coccinella, che è un insetto utile per l'agricoltura. In questo caso, questi insetti creano un danno all'agricoltura stessa. Oggi vi farò vedere il foro di uscita, dell'imenottero parassitoide da una crisalide di lepidottero, da una crisalide di coccinella. Vi farò vedere una larva di sirfide, vi farò vedere il pasto di una mantide e il pasto di una larva di sirfide. Buona visione.